sono messi in chiaro quelli che sono i nuovi orari per soprattutto la stagione invernale da Trenitalia e dalla Regione Abruzzo, un incontro con quelli che sono i rappresentanti dei diversi territori. Quali erano i punti che erano stati messi sul tavolo da risolvere? In particolare il Comune di Sulmona e dell'area Peligna poneva un tema di andata da Sulmona per gli studenti e per i lavoratori che con qualche minuto di ritardo determinava per esempio delle perdite di coincidenza o comunque del potenziale arrivo in ritardo a scuola o lavoro. Quindi si trattava di anticipare di qualche minuto e lo faremo, così come un treno di ritorno che era stato soppresso ma che comunque potrebbe soddisfare una fascia di lavoratori che fa un solo turno e che quindi poi dovrebbe aspettare troppo tempo a Pescara per ritornare a Sulmona, anche questo credo che sia realisticamente risolvibile. Quindi tutti i temi relativi al rapporto Sulmona-Pescara, Sulmona-L'Aquila credo che non ci siano problemi di risoluzione. Poi ci sono i problemi che arrivano a Roma. Quelli che arrivano a Roma, noi abbiamo fatto una scelta della, circa la insostenibilità di alcuni treni, non tutti, che per esempio portavano 11 persone rilevate. Siamo andati oltre, abbiamo ottenuto il famoso treno cosiddetto veloce, 3 ore e 22, che non arriva a Tiburtina, ma arriva a Roma Termini. Ciò significa che i pendolari non devono fare un altro abbonamento metropolitano da Tiburtina a Termini, ciò significa che arrivano direttamente al centro e da lì possono prendere o treni o metropolitana, sia l'A sia la B.